In dirittura d'arrivo le prime due trattative in casa Taranto si legheranno alla corte del tecnico di Costanzo due elementi offensivi finiti nel mirino di Dionisio già da qualche tempo, tutto fatto per Michele Guida classe 98 nell'ultima stagione protagonista in D con la casacca del Vasto Girardi laddove ha messo a segno 19 reti e 7 assist, esterno offensivo duttile capace di accentrarsi e di ben figurare in ogni zona del comparto d'attacco, su di lui anche il campo basso del suo ex mentore Prosperi, ma i rossoblù sono in vantaggio. Vicinissimo anche Giuseppe Lamoniga, classe 2001, prima punta di proprietà della Juve Stabia e lo scorso anno ad Aversa, sempre in Serie D, autore di 14 gol. Sul fronte offensivo invece si è raffreddata la pista Gaetano D'Ammacco, classe 98, l'ex nocerina potrebbe continuare a militare in Campania. Quella appena iniziata sarà anche la settimana di Alessio Martorell, classe 2000, l'estremo difensore, reduce dall'esperienza di Bisceglie, andrà ad affiancare Andrea Oliva, suo pari età, ma non sarà l'unico innesto tra i pali. Dionisio resta sulle tracce di un portiere over. Si è complicato l'affare Lewandowski del Messina, il club peloritano vorrebbe trattenerlo. Più semplice arrivare a Casadei della Ternana, ma il Taranto è disposto a offrirgli soltanto un anno di contratto.